E buonasera, molti ci hanno chiesto di essere inseriti negli elenchi delle email che indirizziamo per le nostre manifestazioni. Lì abbiamo messo dei fogliettini, se qualcuno non riceve le nostre comunicazioni è pregato di segnarsi prima di andare via, mettere nome, cognome, indirizzo di posta elettronica ed eventualmente cellulare. Va bene, io devo ringraziare Ezio Mauro che ha accettato di essere tra di noi questa sera per la presentazione del suo libro, ma anche per un discorso anche sulla Russia di oggi, se ci ha consentito stimolarlo su questo terreno. Insomma. E ti siamo molto grati e comunque il compito di introdurre e moderare il dibattito è di Alessandro Moser, che è direttore della Sentinella del Canavese, che lascio a lui il compito di condurre la serata. Grazie, dottor Moser. Dunque, lì deve attivare. Visto. Intanto lo possiamo tenere in mano, sì che poi ci passiamo. Allora, intanto ringrazio il dottor Gandolfi. Intanto ringrazio il dottor Gandolfi per l'invito a questa serata che ci consente di parlare direttamente con Ezio Mauro di un libro di straordinario interesse e molto avvincente, che è L'anno del ferro del fuoco, cronache di una rivoluzione di Feltrinelli. Come probabilmente molti di voi sapranno, questo libro, e spendo poche parole di presentazione perché non voglio rubare tempo a Mauro, questo libro arriva in seguito e accompagnato da un reportage multimediale fatto da Mauro su Repubblica.it, su Repubblica di Carta, con adesso arricchito anche da un audiolibro, da una serie di letture pubbliche e anche da, diciamo, anche da interventi in teatro, che tutti, diciamo, strumenti, luoghi in cui si racconta questa odissea che compie 100 anni. Io non sono uno storico, sono un lettore e devo dirvi che quando ho guardato le puntate su Repubblica.it del reportage, le ho guardate come, mi sono ritrovato a guardarle come se fossero delle serie TV di Netflix, chiedendomi a fine puntata con una certa ansia e cosa succederà nella prossima. E perché il racconto che viene fatto di quell'anno straordinario è stato fatto... non si sente? E provo io a parlare, beh, adesso sì, ecco. È stato fatto, e qua rubo una frase che Pigi Battisti e Battista ha scritto sul Corriere a proposito di questo libro, come se il lettore non sapesse il modo, le circostanze in cui le cose andranno a finire. Ed è davvero così per chi ha seguito quelle puntate e chi ha letto il libro. Perché è un libro rigoroso, ma mantiene la promessa fatta nel sottotitolo. È un libro con un taglio di cronaca che, forse adesso è troppo, scritto con un taglio di cronaca, molto attento ai luoghi. I luoghi in questo libro hanno una rilevanza particolare, sono estremamente evocativi, pregni di significato, di senso e utilizzati con grande maestria da Mauro nella dipanare il racconto. Luoghi, fatti e soprattutto personaggi. E per restare alla cronaca, io vorrei iniziare questa conversazione partendo dalla fine, anche se un po' stravagante, e cioè da questa annotazione. Il 7 novembre scorso non c'è stata a Mosca, a San Pietroburgo, una celebrazione ufficiale dell'anniversario della Rivoluzione d'Ottobre.
Putin ha snobbato l'anniversario, anzi ne ha preso in modo ostentato le distanze. E quello che abbiamo visto è stata una commemorazione quasi, quasi nostalgica, con un forte connotato politico relativo al quadro politico interno della Russia e un certo vecchio internazionalismo per cui le rappresentanze straniere erano quasi più, adesso lo dico esagerando, dei russi, c'erano anche gli italiani naturalmente. E allora mi sono chiesto e chiedo a Mauro qual è il sentimento russo oggi rispetto alla rivoluzione di ottobre, a quell'anno che ha cambiato per i successivi 70 la storia della Russia, ma davvero nelle vite quotidiane, oltre che nelle grandi architetture, diciamo, politico-istituzionali, ma la vita poi di tutto il mondo. Ma intanto grazie di essere qui e grazie di avermi invitato. L'amico Gandolfi, non potevo dire di no, ci conosciamo dagli anni 70, credo, e di discutere col direttore è una cosa che mi fa molto piacere. Ma ci siamo trovati di fronte a questo scarto tra l'attenzione che l'Occidente dedica alla rivoluzione d'ottobre e in realtà anche alla rivoluzione di febbraio, al 1917, come un anno del ferro e del fuoco, come dice il titolo del lavoro che abbiamo fatto, e il guardare oltre che hanno invece i russi, anche gli amici russi con cui mi sono trovato tutte le volte che siamo andati in quest'anno che abbiamo passato su questo lavoro, tutte le volte che siamo andati a Mosca o a Pietrogrado, Pietroburgo lo chiamavo ancora col nome del 17, ci siamo visti con gli amici russi degli anni in cui ho fatto il corrispondente a Mosca, l'88, 89, 90, e mi dicevano, ma perché vai a Pskov, perché vai a vedere lo Smolny, la cattedrale della rivoluzione, non c'è più niente, non c'è più niente, non c'è più niente. Ma è comprensibile, i russi sono appena usciti da una corazza del sovietismo durante 70 anni. Hanno faticato a togliersi da quella prigione ideologica e vogliono guardare avanti, non vogliono guardare indietro. E come dicevamo prima chiacchierando tra di noi con Gandolfi, se una delle ragioni del consenso di Putin, che a noi sembra inconcepibile visto anche il pugno di ferro che usa nei confronti dell'opposizione, il dispotismo con cui regge gli affari di politica interna, sono dovuti al fatto che Putin ha risvegliato quella dimensione imperiale che i russi, anche gli oppositori di Putin, consideravano umiliata dall'Occidente dopo la caduta dell'Unione Sovietica, quando la Russia veniva ridotta al rango di potenza regionale, mentre aveva l'anima imperiale dentro di sé. Noi abbiamo sbagliato a pensare che l'imperialismo della Russia fosse dovuto soltanto allo stalinismo e al periodo sovietico. In realtà è un'anima preesistente e dunque eterna della Russia, che si concepisce come una potenza imperiale e vuole giocare a tutto campo. Dato che Putin, con dei metodi che noi condanniamo naturalmente, ma dal punto di vista russo, ha risvegliato questo senso di potenza e gli ha dato un appagamento e una rappresentazione sulla scena mondiale, questo spiega il consenso di Putin. Dopodiché, quando, tornando a San Pietroburgo, tornando a Mosca, prima di ritornare a Roma, rivedevo gli amici russi, dicevo non è stato inutile andare a Pskov, dove lo zar ha abdicato, perché mi dicevano non trovi più niente, c'è solo una targa sovietica che dice qui ha abdicato l'ultimo dei Romanov. Nel marzo 1917, non è vero, non c'è niente e naturalmente non ci sono più testimoni diretti su una vicenda di un secolo fa, ma se ti fermi a parlare con i ferrovieri, con i capistazione, ti raccontano, se li porti a bere un caffè e ti siedi con loro, ti raccontano che i vecchi capostazione hanno tramandato un racconto che lo zar, quando è arrivato col treno preceduto dal battaglione ferroviario, non è arrivato direttamente alla stazione di Pskov, perché era da un po' di tempo che il suo treno che partiva dal quartier generale di Mogiliov, appena saputo la notizia della ribellione di Pietrogrado, e stava andando in famiglia a Zarskoe Selo, nella reggia di campagna dove lui viveva, ma veniva deviato da una stazione all'altra perché i ferrovieri ribelli non lo lasciavano passare e quindi hanno avuto paura che la stazione di Pskov fosse in mano alle guardie rosse. Si sono fermati al chilometro 1,8, così mi hanno raccontato,
e hanno mandato gli esploratori, le staffette, a vedere che la stazione fosse libera, e solo dopo sono andati. Allora siamo tornati al chilometro 1,8 e ci è sembrato di vedere la stessa scena che vedeva lo Zar, perché non c'è una casa, non c'è una macchina, non c'è un passaggio a livello, ci sono solo i binari che puntano nella profondità eterna della Russia, la neve dappertutto e questa garitta gigantesca che sembra di 300 anni fa, non di 100, di legno per controllare il nulla. E lì lo Zar è sceso per l'ultima passeggiata con la cerchesca addosso, il mantello grigio dei cosacchi, e non sapeva che sarebbero stati i suoi ultimi passi da imperatore, perché avrebbe abdicato 6 ore dopo, quando arrivavano i due uomini del Parlamento con un altro treno, treno speciale, quasi tutto venuto sul treno, in mezzo della modernità. Avrebbe abdicato nelle mani dei due membri del Parlamento, scrivendo l'atto di abdicazione su un modulo del telegrafo, e quindi quello è stato l'ultimo atto dello Zar. E come non è stato inutile andare a casa di Rasputin, come non è stato inutile andare a casa di Lenin, andare a casa dello Smolny. Questo è un dovere cronistico, come ha detto il direttore. Io non sono uno storico, sono un cronista, e ho voluto che il sottotitolo fosse Cronache di una rivoluzione, che è il titolo che abbiamo usato per Repubblica. Abbiamo semplicemente deciso, di fronte all'anniversario, al centenario, che è una specie di gong per i giornali, perché richiama l'opinione pubblica su un fatto, sono passati 100 anni, un secolo. Com'era quella vicenda di un secolo fa, la Shoah a Pezzi, a Bocconi, a Brandelli, mi piacerebbe rivederla tutta insieme. Abbiamo pensato di ripercorrere il 1917 mese per mese per tutto il 2017, e facendo una narrazione dei fatti, incentrando ogni mese sull'evento più importante che era accaduto 100 anni fa in quel periodo e su un personaggio guida, e andando poi a verificare nei fatti la traccia di racconto che ci eravamo costruiti leggendo tutto quello che era possibile, soprattutto le memorie dei protagonisti, di Kerensky, di Lenin, della moglie di Stalin, di Trotsky, della moglie di Lenin, volevo dire, di Trotsky. La storia della rivoluzione di Kerensky, la storia della rivoluzione di Trotsky, il diario del precettore dello Zarevich, che è scritto nel 1924, pubblicato in Francia, e che racconta tutte le ultime ore, anche se lui non ha potuto assistere al massacro dei Romanov e si è salvato in questo senso, perché gli aveva seguito la famiglia imperiale nell'imprigionamento a Zar Koyselo nella Regia di Campania, poi a Tobolsk, dove sono stati spostati. Poi, quando sono arrivati a Ekaterinburg, non l'hanno lasciato raggiungere la casa a destinazione speciale, come si chiamava la casa dell'ultima prigionia del massacro, ma l'hanno confinato sul treno, è rimasto per un mese in treno, ma ogni giorno scendeva, passava 2 volte al giorno davanti alla casa, sperando di rivedere il suo allievo, che aveva 13 anni, stava per compiere 14. Lo avrebbe rivisto, ma era un impostore, 3 anni dopo, quando improvvisamente, 3 anni dopo il massacro di tutta la famiglia Romanov, quando i generali dell'armata lo chiamano d'urgenza, lo fanno portare a Omsk per mostrargli un ragazzo che dice di essere l'ultimo dei Romanov, Alexei. Lui lo guarda, 3 anni dopo, fisicamente potrebbe anche con un po' di buona volontà assomigliare allo Zarevich, prova a fargli qualche domanda in francese, lui non capisce, non risponde. Prova a raccontargli, a chiedergli notizie di qualche episodio che avevano vissuto insieme, lui non è in grado di capire, di rispondere, capisce che è un impostore, ma tutto intorno a lui era già fiorita la leggenda, la gente gli portava, gli offriva il pane e il sale, si inchinava. E, ecco, questi racconti li abbiamo verificati sul posto, siamo andati dovunque è stato possibile, a casa di Lenin, a casa di Rasputin, a casa di Nabokov, a casa della Akhmatova, a casa di Bloch, e abbiamo fatto quelle verifiche che per un cronista sono obbligatorie. Sempre restando sul sentimento dei russi, ho visto alcuni sondaggi che dicono sull'opinione, alcuni sondaggi che intanto, oltre al, come dire, al risveglio dell'anima imperiale russa rappresentata da Putin, c'è anche un afflato d'ordine che sembra essere fondamentale, sia nella rappresentazione, come si dice adesso, nella narrazione politica di Putin, ma anche nel sentimento popolare. E tutto quello che richiama disordine
è visto con disagio e con diffidenza. Ma quello che mi ha colpito è che mentre l'opinione pubblica sul giudizio critico, diciamo il giudizio storico sulla rivoluzione del 17 è molto divisa, all'interno di questa divisione c'è maggior disponibilità a considerarla come, considerarla come fonte di ispirazione la rivoluzione di febbraio, sicuramente no la cosiddetta rivoluzione di ottobre. Il moto di insurrezione popolare rispetto al golpe bolscevico, diciamo. E allora qua vorrei ritornare al libro e ai fatti che raccontano i libri e chiedere a Mauro cosa è successo in quel febbraio e quali sono stati i protagonisti di quel febbraio che nella definizione, nel titolo del libro viene definito la rivolta, quando la rivolta diventa rivoluzione. Ma tutta l'epopea dei 70 anni della sovietizzazione ha privilegiato l'ottobre sul febbraio. In realtà il 17 è un anno fantastico dal punto di vista di chi deve raccontarlo, una storia che si scrive da sola, perché è un anno di due rivoluzioni, un'abdicazione, una guerra. La guerra era cominciata nel 14, la prima guerra mondiale. Nel 17 al suo culmine per la Russia è un momento difficilissimo perché ha 1.800.000 sbandati. Kerensky tenterà l'offensiva di primavera scambiando la popolarità demagogica che lui aveva tra i soldati quando baciava la terra arrivando davanti alle trincee e la moglie lavava i piedi ai soldati. Lui era un oratore appassionato, lui scambiava questa popolarità che aveva tra le truppe al fronte in un vero consenso politico, ha lanciato l'offensiva di primavera. Il primo giorno le truppe russe hanno attaccato, il secondo giorno hanno dovuto rinculare, il terzo giorno è diventata una rotta, una disfatta con la perdita del 35% dei pezzi di artiglieria e lì il governo Lvov si è dimesso, Kerensky è diventato primo ministro, in quel momento era ministro della guerra. Ma tu mi chiedevi delle differenze tra la rivoluzione di febbraio e la rivoluzione di ottobre. È molto semplice, la rivoluzione di febbraio non è fatta dai partiti, i partiti arrivano dopo. D'altra parte i bolscevichi sono o in carcere come Dzerzhinsky, il futuro capo della CIA, del KGB, della CK prima e del KGB della polizia segreta, o in esilio come Trotsky che a New York lavora alla redazione di Novi Mir in lingua inglese, o Lenin che a Zurigo da 17 anni in esilio. E quindi la rivoluzione è spontanea, non a caso la fanno le donne che sono il vero anello forte della società sovietica perché reggono il peso del lavoro in fabbrica, della famiglia perché i mariti sono al fronte e reggono il peso del cibo che non c'è. Uscire di casa al mattino, non a caso la borsa che si portano dentro la borsa si chiama la borsa del non si sa mai perché non sanno che cosa troveranno, che cosa potranno mettere in tavola. E cibo che non c'è per i loro figli, per i vecchi che sono a casa, per i genitori, fanno le code di notte, uscendo dal negozio vedono una coda, a Mosca ancora negli anni in cui c'ero io, la coda era una calamita ma era anche una spia che segnalava qualcosa, se c'è la coda vuol dire che c'è qualcosa, non so cosa c'è al fondo della coda ma la coda lo sa e quindi mi metto in coda perché ho fiducia nella coda. E facevano code una notte intera senza tanta fiducia, hanno spaccato vetrine di negozi, hanno dato l'assalto, hanno linciato degli speculatori che facevano incetta del poco che c'era, le voci che si rincorrevano, il burro che spariva, che ricompariva improvvisamente solo nel quartiere Vasilievskij a dei prezzi impossibili, la gente che faceva la coda per trovarlo, quando arrivava non c'era più, si infuriava. Tutta questa cosa, arrivati al 25 di febbraio, che nel calendario giuliano di allora, che ha uno scarto di 13 giorni, corrispondeva all'8 marzo, il giorno della festa della donna, rovesciata nella loro disgrazia, hanno semplicemente deciso di fermare gli impianti. La prima è stata Krasnaya Nit, filo rosso, un impianto di filatura, dove siamo entrati dentro ancora oggi, i fumi che scaricano sul cortile, sull'asfalto del cortile, sembrano uguali allora, in realtà la fabbrica è stata divisa, lottizzata, c'è un'agenzia di computer, un'agenzia informatica al secondo piano, non è più la stessa cosa,
Però le donne si sono fermate, sono uscite in strada, hanno chiamato fuori dalla fabbrica gli uomini dell'officina Putilov che da 2 settimane chiedevano un aumento di salario, i salari erano 4 volte inferiori a quelli degli operai dell'Inghilterra, e mentre il costo della vita era impazzito proprio per la merce razionata, la merce che non c'era, quello che c'era si vendeva a prezzi impossibili, qualsiasi cosa si potesse mettere a tavola per imbastire un pranzo, una cena, per i bambini soprattutto. E sono uscite in strada senza sapere che erano i primi passi di una rivoluzione. Loro pensavano semplicemente, nella logica della supplica, che era quella che il popolo rivolgeva abitualmente allo zar, di andare fino alla cattedrale di Kazan, passando, sfilare davanti alle case aristocratiche, ai negozi ex di lusso che ci sono sul Prospekt Nevskij, e poi arrivare alla cattedrale di Kazan per dire addio allo zar, che volevano il pane, semplicemente questo. Soltanto che il corteo si è gonfiato dei passanti inferociti con gli speculatori, delle persone anziane frustrate dalle code notturne con le figlie che li mandavano a fare la coda per conto loro la notte, degli studenti che hanno disertato la scuola, dei curiosi, è diventata una cosa irrefrenabile. E soprattutto quando hanno trovato per la prima volta i faraoni, come venivano chiamati i poliziotti, schierati davanti al ponte Liteini che separa il quartiere operaio di Viborg, che Trotsky dirà era la vera caldaia della rivoluzione, usando una formula giornalisticamente molto efficace, e separa questo dal centro della città, erano schierati con i cosacchi alti sui cavalli del Don, con la cartucciera cucita sui caftani color cremisi, i cosacchi erano le truppe speciali scelte per tutte le repressioni, per mantenere l'ordine, e suonata la tromba per dare l'ordine dell'assalto, i cosacchi non hanno caricato. Le donne si sono alzate lo scialle sulla testa per proteggersi, ma loro non hanno calato i fustini sulla testa delle donne, hanno semplicemente mosso i cavalli al passo tra la folla che si è aperta. Allora gli uomini si toglievano il berretto di fronte ai cosacchi in segno di riconoscenza, li chiamavano fratelli, gli offrivano da bere, le donne gli hanno subito detto togliete le baionette dalle punte dei fucili, i cosacchi hanno obbedito, e poi semplicemente con una cosa non preordinata e assolutamente non ideologica, spontanea, popolare, questo esercito di popolo che si è mosso, che si è trovato per strada, che è partito da una richiesta di pane e di libertà, di condizioni di lavoro diverse, trovando il ponte bloccato, è sceso sul letto della neve ghiacciata e ha attraversato la neve sul ghiaccio. Ha fatto l'impensabile, ha attraversato il fiume sul ghiaccio. La polizia è rimasta con le sue armi innestate, con i suoi cavalli, pronti a caricare, non ha caricato, i cosacchi sono passati dalla parte del popolo. Quando il comandante della polizia Salfieve nel pomeriggio ha provato a caricare la folla con la sciabola sollevata, un cosacco gli ha tagliato la testa con un colpo di sciabola, e lì la rivolta si è capito che è diventata rivoluzione. Questo per l'ottobre. Lenin lo viene a sapere 13 giorni dopo, attraverso l'altro mezzo della modernità su cui è passato tutto il discorso politico del 1917, il telegrafo. Un compagno polacco gli entra in casa alle 2 a Zurigo, nella stanza senza stufa che affittava dal calzolaio Erkammerer, mentre la moglie stava lavando i piatti della zuppa d'orzo che mangiavano perché non avevano più soldi. Lui andava in biblioteca tutto il mattino, tornava a casa per pranzo, poi tornava nel pomeriggio in biblioteca, faceva un po' di esercizio fisico prima e dopo il pranzo. E si sente dire da questo compagno polacco che urlava, è scoppiata la rivoluzione, dice ma non ci voleva credere, la rivoluzione che scoppia senza di lui, che l'aveva predicata ogni giorno per questi 17 anni di esilio, che aveva spaccato il partito per convincerlo a fare la rivoluzione separandosi dai menscevichi. La rivoluzione è scoppiata mentre lui era a 2500 km di distanza, in esilio. C'era una guerra in mezzo, non poteva attraversare la guerra per tornare, e lo doveva venire a sapere per caso dai giornali. Corre giù, va fino a piazza Bellevue, dove ci sono le bacheche dei giornali, e sono esposti con le puntine da disegno i telegrammi, i dispacci che arrivano da Pietrogrado, e effettivamente legge la notizia che c'è la rivoluzione. La moglie dice non dormiva più di notte, sembrava un lupo in gabbia, ma di quelli siberiani col pelo argentato che non si rassegnano alla prigionia. Doveva tornare a ogni costo, prova a pensare all'impossibile, prova a pensare di fingersi sordomuto
con passaporto falso svedese in modo da non rispondere alle domande, perché non sa la lingua naturalmente. Pensa di affittare un aereo, pensa di attraversare l'Olanda con una parrucca, chiede il permesso di transito alla Francia e all'Inghilterra, che non hanno l'interesse a portare la sua propaganda contro la guerra disfattista in Russia. La Russia è alleata di Francia e Germania, hanno paura che lui infiammi le truppe contro la guerra. Dalla parte opposta il Kaiser tedesco ha interesse a portare quella bomba rivoluzionaria dentro la Russia, a soffiare sul fuoco, a sganciarla, a soffiare sul fuoco della Russia. E quindi lo zar, quando Lenin si arrende, capisce che l'unica strada è attraversare la Germania, e lo zar dice di sì. Lenin capisce che per lui è un azzardo incredibile, torna in patria portato dal nemico, con milioni di soldati russi che stanno morendo da 3 anni combattendo con la Germania. Lui torna in patria portato da un treno tedesco, almeno fino alla frontiera con la Svezia, perché attraverserà tutta la Germania da sud a nord, poi arriverà in Svezia, Malmo, Stoccolma, poi passerà in Finlandia, poi dalla Finlandia scenderà in Russia. E quindi l'accusa di collaborazionismo col nemico, l'accusa di essere un infiltrato tedesco, l'accusa di essere una spia al soldo del Kaiser. Sono argomenti che verranno utilizzati poi in modo molto energico contro Lenin. Già quando parte da Zurigo c'è una pattuglia di esuli russi in Svizzera che lo fischia e gli urla traditore, spia. E poi, come dici tu giustamente, quando torna in patria subito viene accolto dalla folla che lo acclama, e gli suonano la Marsigliese in russo, gli tributano addirittura gli onori militari col presentatar, che non era previsto. Lui risponde con un goffo saluto militare, ma riceve la tessera numero uno dagli operai di Viborg, riceve i fiori da Alessandra Kollontai, con cui si scriveva tutte le settimane ma che non aveva mai conosciuto. Viene portato nella sala d'aspetto, nella sala imperiale, dove lo zar riceveva i capi di Stato, e gli viene detto da Scheze, il presidente del Soviet: abbiamo bisogno di unità, dobbiamo stare tutti insieme, la rivoluzione di febbraio è in pericolo, siamo sicuri che tu approverai questo progetto. Lui gli volta la schiena e dice: è arrivato il momento di toglierci la camicia sporca che abbiamo portato fino adesso e di indossarne uno pulita. Cambiamo nome al partito, chiamiamolo Partito Comunista e trasformiamo questa rivoluzione borghese in rivoluzione proletaria. È arrivata l'ora della rivoluzione socialista mondiale, cioè tutto il contrario di quello che gli avevano chiesto. Ma poco dopo dovrà fronteggiare una vera e propria ribellione guidata dal partito dei cadetti del ministro degli esteri Miliukov, che lo accusa pubblicamente di essere un traditore al soldo del Kaiser, che il Kaiser abbia finanziato pesantemente la propaganda bolscevica è provato dai documenti, e gli organizzano delle manifestazioni di reduci di guerra e di invalidi sotto le finestre della Pravda e sotto le finestre del comitato centrale del partito bolscevico. E Lenin deve difendersi scrivendo sulla Pravda, scrivendo sull'Izvestia, e quindi non è un momento semplice. Viene messo in minoranza dal suo stesso partito, cioè le tesi secondo cui, le tesi di aprile come vengono chiamate, secondo cui non bisogna più collaborare con i partiti borghesi, bisogna rompere col governo guidato dal principe Lvov, bisogna preparare la rivoluzione socialista, vengono messe in minoranza dal partito. Kamenev, Stalin sono contro di lui, ma lo stesso Zinoviev, che è stato in esilio con lui ed è tornato con lui in treno con la moglie Zina, ma soprattutto è l'uomo che segretamente ha negoziato con lui per farlo tornare in patria, chiamandolo nelle trattative sempre prudentemente zio, senza pronunciare mai il nome. Lo zio dice, lo zio chiede, lo zio pensa. Anche Zinoviev si schiera contro di lui. E poi Lenin riuscirà a rimontare la corrente, a riprendere in mano il partito. L'ottobre è una cosa diversa, come dicevi tu. Non so se posso... Sì, volevo solo interrompere un attimo per fermarmi un attimo su questa prima fase, perché in questi primi mesi, dopo febbraio, quello che risalta è l'incapacità dello zar, della corte, in sostanza dei Romanov, di...
di capire la situazione per quella che è e quindi di assumere delle decisioni adeguate. E nel libro, per esempio, impressiona il contrasto delle citazioni dei rapporti dell'Ucraina, delle relazioni dei vertici militari, delle segnalazioni del governo al sovrano, che sono quasi profetiche, e il contrasto è con invece, ad esempio, i telegrammi che la zarina invia allo zar. Ci sono dei ragazzacci, dei ragazzotti esagitati che hanno dato l'assalto a un forno del pane, e non si riesce a capire dove nasca e come possa essersi concretizzata questa cecità politica, che tu peraltro chiami anche, definisci anche emotiva e culturale rispetto al contesto. Lì, in quei mesi, si vede, si prende atto proprio della distonia totale della corte, dell'establishment di corte rispetto alla realtà della Russia. Esattamente così. Esattamente così. Questo rende lo zar una figura molto interessante, perché è complessa. Un lettore mi ha scritto, viene da dargli uno spintone. Mi ha scritto così, viene da dirgli, ehi, ma guarda quello che sta capitando intorno a te, renditi conto di quello che sta capitando. Perché devo dire che io non pensavo nel farmi un piano del lavoro lungo un anno che ho fatto, che lo zar avrebbe avuto questo spazio. È come se lo fosse conquistato da solo. È come se lo zar, non, via via che sono andato avanti a studiare queste vicende e andare sul posto a verificarle, è come se lo zar non avesse accettato il ruolo di comprimario, ma volesse essere il protagonista tragico di questa vicenda, e lo è diventato, lo ha deciso lui, voglio dire, non l'ho deciso io a tavolino, anzi i piani erano diversi, proprio per l'enigmaticità di questa figura e di questa coppia, come dici tu, perché la zarina hanno un legame fortissimo. La zarina in quei due anni gli scriverà 653 lettere, oltre ai telegrammi che gli manda, e che dopo che scoppia la rivoluzione di febbraio tornano indietro alla regia di Zar Kosyolo col timbro blu, destinatario sconosciuto, l'imperatore, destinatario sconosciuto. Lei capisce di essere persa nel vuoto di un regno che non ha più la guida, dove, con lo zar che sta diventando semplice cittadino e lo zarevich che non sarà mai re, ed è stato preparato per tutto questo, atteso per 10 anni tra medici, santoni, spiritisti, perché non riusciva a dare un erede al trono, aveva solo 4 femmine, e poi preparato per i 13 anni della sua debole vita a ereditare il regno, come il padre di Nicolai II non aveva preparato lui, perché Alexander III non l'aveva preparato. Nicolai sale al trono riluttante, renitente, pensando che sia un peso troppo grande per lui, e tuttavia convinto che sia una specie di impegno sacro, perché essendo la corona qualcosa che discende direttamente da Dio, non poteva interrompere questo circuito sacro tra il Signore, lo zar e il popolo. E quindi si trova prigioniero di un ruolo a cui non era preparato, e tenendo presente che l'autorità della corona si è già dissolta quando il senso del sacro della zarina, che era sicuramente molto devota, ma con un senso malato del sacro, una sorta di nevrastenia religiosa che la portava a credere a pratiche occulte, a guaritori tibetani, a un medico francese che le aveva regalato un'icona con i campanelli, che ogni volta che si avvicinava uno spirito maligno suonava. Quindi un impianto di devozione sicura, che si sposava con l'anima popolare cristiana della Russia, ma anche un senso di colpa gigantesco per aver trasmesso l'erede tanto atteso, l'emofilia, dal ramo tedesco della sua famiglia, che allora era incurabile. E lo zarevich, il giovane erede, passa gran parte del tempo a letto, perché qualunque colpo prenda, anche se c'è un marinaio, una gorni che lo accompagna, lo sorveglia passo passo tutto il giorno, e lo porta spesso in braccio nelle cerimonie ufficiali, vestito con la divisa militare, il cappello con la visiera e lo spadino al fianco, però portato in braccio da Nagorni, perché non può camminare, perché
qualunque colpo prenda, dicevamo, le pieghe diventano delle piaghe, e deve stare a letto, non può camminare, non può muoversi. Nei pochi giorni, c'è un giorno ad esempio durante la prigionia a Zarqosheloa in cui fa il bagno nello stagno del parco. La regina lo scrive nel suo diario perché è un evento, no? E lei ha questo senso di colpa di cui si impadronisce Rasputin, l'ultimo dei guaritori che si affollano nella casa, ma che entra nella stanza dello Zarevich la prima volta, probabilmente quando la fase acuta della crisi è appena passata. Resta il fatto che lui per la prima volta impone le mani sulla testa al bambino e il bambino sta meglio. E quindi la zarina bacia la mano al santo diavolo, come lo chiamavano in Russia, si affida totalmente a lui e lui ha l'impudenza e la forza di promettere alla coppia reale che il bambino diventato adolescente guarirà, mentre la scienza medica avverte da tempo l'imperatore e l'imperatrice che il bambino non potrà guarire, la malattia incurabile starà sempre peggio, degenererà. Loro si affidano a questa sorta di profezia che prendono anche come un impegno. Lui ci assisterà, dunque guarirà. Lo chiamano il nostro amico. Quando lo zar parte per il gran quartier generale di Mogiliov, perché è comandante supremo dell'esercito, la zarina gli affida un pettine e una striscia di stoffa impregnate dal fluido di Rasputin e dice: prima degli incontri importanti passati quel pettine tra i capelli, ricordati che il nostro amico vigila su di te. E intanto, attraverso questo rapporto di totale affidamento di due anime sovrane ma smarrite completamente, Rasputin comincia a intervenire nelle nomine di corte, nelle nomine diplomatiche, negli affari di Stato, negli affari economici, negli affari di guerra, e si impadronisce degli affari di Stato soprattutto quando lo zar è lontano, attraverso la zarina, solleticando anche un'anima politica della zarina, facendole credere che lei può diventare una sorta di seconda Caterina, mentre lo zar non aveva questo tipo di ambizioni. E tutto questo, lo dicevo per completare la risposta alla tua domanda, l'autorità dei Romanov si sbriciola nel paese, anche perché tutto il paese partecipa a un gigantesco pettegolezzo su Rasputin, lo chiama lo zar sopra lo zar, sente che l'autorità del sovrano è delegata a un santone, a un semianalfabeta, di cui si raccontano le orge notturne nei ristoranti con gli zingari che cantavano sempre tutte le sere alle cene, le orge sessuali, gli inganni, i bigliettini con i favori fatti alle persone che andavano a supplicarlo. E quindi qui c'è una parte del degenerare del rapporto tra lo zar e il popolo lo chiamava il piccolo padre, e questo rapporto si interrompe. Poi c'è la guerra e poi c'è la fame, ce n'è sufficienza per spiegare. Sulla guerra, solo una domanda rapida. Abbiamo visto protagonisti lavoratori, donne, studenti, intellettuali, poi sindacalisti, poi partiti, ma soprattutto protagonisti i soldati, l'esercito. Ecco, in quale condizione era l'esercito dopo 3 anni di guerra e qual è stato il ruolo dei militari nel consolidamento della rivoluzione? L'esercito è sbandato e i reggimenti sparano prima sulla folla a febbraio, farà più sangue di ottobre, sparano prima sulla folla e poi quando la folla, con un istinto che non si può definire politico ancora perché era spontaneo, ma un istinto incredibile, va davanti alle caserme dei reggimenti la domenica, il terzo giorno della rivoluzione, e urla, li chiama fuori, i soldati si ammutinano, escono 40.000 fucili dall'arsenale, uccidono il comandante del reggimento Volinsky, anche il reggimento Preobrashensky passa con gli insorti e aveva la sacra corona dell'imperatore nelle insegne, nelle bandiere. La guardia reale di Zar Kosellow se ne va, mette le coccarde rosse sui cavalli, raggiunge la Duma e promette obbedienza al Soviet. Che ruolo hanno i soldati? I soldati sono l'anima, insieme con gli operai, del primo Soviet, che nasce semplicemente una notte quando nel
disfacimento dello zar che non si sa dove sia, intanto arriva la notizia che abdica e, come abbiamo detto, la Duma vuole essere presente al momento dell'abdicazione, tornano indietro con quella locomotiva che porta un solo vagone con i due deputati con l'atto di abdicazione dello zar, i Romanov non sono più imperatori dopo 300 anni, si è interrotta quella dinastia che i bolscevichi giudicavano sanguinaria. C'erano stati episodi di sangue naturalmente nel 1905 e durante l'incoronazione, e nasce il primo governo provvisorio, il primo comitato provvisorio dentro la Duma, il Parlamento, che è un primo tentativo timido, timoroso di un governo senza la fiducia dello zar, ma con la fiducia del Parlamento. Contemporaneamente due deputati menscevichi si fanno dare la chiave dai commessi della stanza numero 12 e 13, che purtroppo oggi non c'è più. Siamo entrati nella Duma, siamo andati nella sala delle riunioni, che è come era allora, uguale alle fotografie. Avete mancato. Quella, la stanza centrale, quella delle riunioni, ci siamo stati. Abbiamo fatto anche le riprese per Repubblica TV. Ma la sala dove è nato Sciove non c'è più, non c'è più la stanza 12, non c'è più la stanza 13. I lavori le hanno spostate. Comunque si fanno dare le chiavi di questa stanza, radunano il blocco progressista e nasce lì il primo soviet operaio di Pietrogrado, soviet degli operai e dei soldati. Quindi il potere è in mano a due istituzioni, chiamiamole così. Una, l'autorità parlamentare, che ha la sovranità ereditata dal Parlamento precedente, ma una sovranità declinante. L'altro, il soviet, che ha dalla sua parte la piazza e quindi ha un'autorità crescente. E c'è un uomo solo che è a cavallo dei due poteri, è vicepresidente del Soviet e ministro della giustizia del governo provvisorio, Kerensky. Ecco, a questo, per avvicinarci ad ottobre, voglio velocizzare un po' perché forse poi ci saranno le domande del pubblico, c'è una fase, un lungo interregno tra febbraio e ottobre, in cui ci sono due poteri in competizione, Soviet e governo provvisorio e Duma. E in questo, poi arriva Lenin e rompe questo equilibrio precario. Però in questa fase emerge un altro di questi grandi, straordinari protagonisti che racconti nel libro. Anche lì controverso, estremamente scenografico, affascinante, che è Kerensky. Ecco, che leader è? Che gioco politico, che ruolo politico gioca lui? Potremmo dire è tutto. In realtà è il figlio perfetto del febbraio, perché lui era un avvocato che si era distinto in cause molto popolari di difesa di operai. Entra in Parlamento nella Duma col partito dei Trudoviki e il lampo del febbraio lo porta a fare il ministro della giustizia. Il soviet dice: noi non partecipiamo a questo governo borghese, se lo facciano loro, è guidato da un principe. A Kerensky hanno appena offerto il ministro della giustizia, lui è vicepresidente del soviet, il soviet ha deciso di star fuori, non c'è problema. Kerensky entra nella stanza del soviet, la stanza 12-13, sale sul tavolo dove c'è la riunione e dice: è bene che la rivoluzione sia rappresentata dentro il governo, almeno uno di noi deve essere rappresentato il governo, io. Lo portano in trionfo dentro il governo e lui sarà contemporaneamente ministro della giustizia e vicepresidente del Soviet. Potremmo dire che è il primo spin doctor di se stesso. È un uomo che ha il culto dell'esercito, quando diventa ministro della guerra soprattutto, ha il culto patriottico, difende e incarna la rivoluzione di febbraio, ha il mito di Napoleone, dice che ha male al polso, quindi porta per questa ragione la mano infilata nei due bottoni della giubba, in realtà per imitare Napoleone, si fa riprendere in pose molto ieratiche nell'ufficio con foglio in mano, col colletto alto, e è un uomo che ha il culto di sé, è nato per queste bizzarrie soltanto russe, romanzesche, è nato nello stesso paese di Lenin, Simbirsk, non solo. Il padre di Lenin era direttore didattico della scuola elementare, il padre di Kerensky era preside del liceo. Quando muore il padre di Lenin, il padre di Kerensky fa da tutore ai ragazzi Lenin. C'è una fotografia di quando Kerensky fa la prima comunione e due file dietro di lui con la giacca azzurra con i bottoni d'oro, c'è Lenin, di qualche anno più vecchio. Si inseguiranno per tutto il 1917.
si incontreranno una volta sola al primo congresso panrusso dei soviet sull'isola Vasilievskij, quando Lenin prenderà la parola al microfono e dirà: bisogna arrestare 100 capitalisti. Kerensky si lancia alla tribuna, sale al microfono, prende la parola e dice: quest'uomo prepara la dittatura. Lenin raccoglie le carte laggiù in fondo e con un colpo di teatro, con la mano dentro il panciotto della giacca, esce dalla sala e se ne va, e non si vedranno più per tutto il 1917. Quando c'è il colpo di Stato dell'ottobre, che potrebbero rivedersi perché sono stati arrestati tutti i ministri, Kerensky scappa, non si sa se per codardia o per un atto di resistenza ultima, cerca di organizzare la controffensiva, poi si trova di fronte ai marinai di Kronstadt, capisce che non passa, va a Pskov, dove sono andati quell'anno a disfarsi tutti i poteri, dove era andato a abdicare lo zar, va a Pskov, poi riesce a scappare, si rifugierà in un bosco, si rifugierà in un manicomio, ritornerà a Pietrogrado, passerà per Mosca, alla fine salirà sull'incrociatore francese a Murmansk per raggiungere l'Inghilterra e per poi andare in America, dove scriverà le sue memorie. Scriverà anche un libro che non c'è nella sua bibliografia ufficiale, ma ho trovato qualche anno fa a Parigi, vecchio, molto vecchio, del 24 anche lui, sull'assassinio dei Romanov. E quando sale su quell'incrociatore francese, in salvo finalmente, dopo aver lanciato un proclama: sono io, Kerensky, che vi parlo, se avete ancora un barlume di intelligenza, rendetevi conto che una banda di ladri e di malfattori ha tradito la rivoluzione prendendo il potere, aprite gli occhi. Ma ormai per lui era troppo tardi. Quando sale su quell'incrociatore è come se rientrasse dalla dimensione rivoluzionaria, un po' appiccicaticcia per lui, alla dimensione borghese, perché la prima cosa che fa appena si siede, il comandante gli dice: le serve qualcosa? Dice: vorrei un barbiere. Poi viene l'ora dei bolscevichi e siamo all'ottobre e devo dire, l'ho già prima ne parlavo con Mauro, è uno dei capitoli di questo libro che più mi ha colpito, proprio che mi ha più affascinato, perché entra in gioco, come scrivi, la sapienza rivoluzionaria di Trotsky, lo stratega, e in poche righe c'è il racconto della straordinaria modernità e della straordinaria innovazione, diciamo della tecnica insurrezionale, che Trotsky mette in campo nel momento in cui decide il colpo di Stato, che è fatta di una intuizione straordinaria di cos'è una città moderna e che ci porta in una dimensione completamente diversa dall'insurrezione tipica, dal motto popolare che abbiamo già conosciuto nell'89 a Parigi, che abbiamo conosciuto in febbraio a Mosca. Diventa un'altra cosa, diventa anche un manuale che poi attraverserà tutto il secolo. Ecco, ci vuoi raccontare un po' la sapienza rivoluzionaria di Trotsky, in cosa consiste? In cosa è consistita? Sì, l'ho chiamata una sorta di equazione bolscevica, nel senso che mentre Lenin studia von Clausewitz, studia le tecniche di guerra, ironizza con la moglie mentre sono a Zurigo sui compagni che parlano di rivoluzione e non hanno neanche mai lanciato una bomba e non sanno come si fa, Trotsky studia il sistema circolatorio della città e capisce con un'intuizione formidabile che la città è un organismo sistemico che ha una sua dinamica interna. Se si arresta quell'organismo sistemico è come togliere l'ossigeno alla città, e allora la città-stato, la capitale, si fermerà come un guscio vuoto e il potere, senza più forze e sangue, cadrà nelle loro mani, come dicevi tu, senza bisogno di uno scontro diretto, senza bisogno di spargimento di sangue. Può fare tutto questo perché è solo in quel momento. Alla stanza numero 13 c'è il quartier generale del Comitato Militare Rivoluzionario. Lenin è nascosto a casa di Margherita Fofanova perché il soviet operaio di Vyborg ritiene troppo pericoloso che lui giri per la città, anche che lui stia allo Smolny, la cattedrale dei bolscevichi dove si prepara la rivoluzione, perché se lui venisse arrestato non solo il partito ma il progetto rivoluzionario verrebbe decapitato, e quindi gli ordina di rimanere chiuso in casa. Lui freme perché non ha notizie,
riceve dalla Fofanova e dai pochi che vanno a trovarlo qualche notizia, però inseguito da mandato di cattura, al terrore legittimo di essere impiccato e quindi non può muoversi di casa, una casa dove non esce mai sul terrazzo, sul balcone, per paura di essere visto, dove alla fine non andrà nemmeno nelle altre stanze per paura che qualcuno dei vicini senta dei movimenti, e dove l'unica uscita di sicurezza prevista dal Soviet di Vyborg in caso di un attacco è la grondaia. Lei ne ha 47 anni in quel momento. A un certo punto, quando capisce, dopo aver sollecitato, dando i messaggi alla Fofanova che li porta allo Smolny, che non si può aspettare, che il nemico probabilmente sa che loro hanno tutto pronto, che potrebbe esserci un colpo di mano, una reazione a sorpresa che li prende in contropiede, che non possono indugiare, ma Trotsky non sta indugiando, sta aspettando un errore di Kerensky per saltargli sopra, e l'errore arriva quando Kerensky fa devastare due giornali bolscevichi che hanno sostituito la Pravda che era stata chiusa, fa spazzare via i cliché, rovesciare i caratteri tipografici per strada, mettere i sigilli del governo alle porte. E Trotsky manda gli operai del genio, militari passati con i rivoluzionari, a riaprire i sigilli platealmente davanti alla folla, facendo vedere che il governo non conta nulla, e a riprendere possesso militare attraverso le guardie rosse. E poi lancia un messaggio: il nemico è passato l'attacco questa mattina all'alba, tenetevi pronti, è arrivato il momento. Leni a quel punto esce di casa, ricorre al compagno finlandese Raia che l'aveva accompagnato nel suo rifugio in Finlandia. Leni esce di casa con la parrucca, con un falso documento di identità preparato dal Soviet di Vyborg, cammina per strada, incredibilmente riesce ad arrivare fino allo Smolny. Nell'ultimo tratto di strada, negli ultimi 40 metri, passa una pattuglia a cavallo degli Junker, i due si fingono ubriachi, Lenin abbraccia la sua ombra contro un muro e questi passano, li guardano, vanno avanti lasciando passare senza saperlo la rivoluzione che cammina in incognito fingendosi ubriaca. Arrivano allo Smolny, presentano i documenti, quel nome non dice niente a nessuno, controllano, telefonano. Finché Raia dice all'orecchio qualcosa, allora scatta il saluto delle guardie rosse, Leni viene accompagnato immediatamente nella stanza di Trotsky e appena entra da padrone dice: come mai non ho visto niente per strada? È vero che vi siete messi d'accordo col governo, come dicono i giornali? Trotsky, che ha riconosciuto subito la voce, è seduto alla sua scrivania con la mappa della città, con tutti i cerchi dei posti da attaccare, gli viene incontro e gli dice: tutto pronto. E perché non ho visto niente per strada? Perché scatta stanotte, l'ora X scatta stanotte. E poi gli dice, dimostrando che lui era lo stratega della rivoluzione, ma Lenin era il capo, gli dice: questo ufficio è vostro. Si davano del voi, l'unica a cui dava del tu era Inés Armand, con cui aveva un'intesa politica e anche sentimentale, con cui si scriveva tutti i giorni, che fa con lui e con sua moglie, la Krupskaya, il viaggio di ritorno con 30 bolscevichi, 20 uomini, 10 donne, 2 bambini di 9-4 anni. Dice: voi dove andate? Io mi sposto vicino. Allora lui prende il possesso di questa scrivania di Trotsky, ma la macchina, come diceva il direttore, è montata. Più che una macchina, una molla orologeria che Trotsky ha caricato giorno dopo giorno, è l'orologiaio della rivoluzione, perché decide di attaccare i centri che danno e tolgono l'aria alla città. Il governo è asserragliato a Palazzo d'Inverno, i ministeri sono tutti presidiati dalla polizia. Le caserme hanno l'allerta massimo, ci sono i fili spinati davanti ai ministeri, ci sono i blindati davanti a Palazzo d'Inverno, ci sono i carri armati pronti, ci sono le bombe a mano negli zaini dei soldati. Nessuno attaccherà quei palazzi. Tutti i palazzi che hanno la bandiera del potere sopra verranno ignorati. Per primo Trotsky attacca giustamente la centrale del telegrafo. E torniamo al telegrafo. Per primo attacca la centrale telegrafo, la prendono senza bisogno di sparare, sparano solo dei colpi in aria. Per secondo attacca la centrale del telefono, poi attacca i silos della frutta e della verdura, i magazzini della carne, le stazioni, i porti, i centri nevralgici della città attraverso cui si apre e si chiude la fisiologia, la vita della città. La immagina, come diceva il direttore, come un meccanismo sistemico che si può smontare pezzo dopo pezzo. È come se
la sapienza rivoluzionaria di Trotsky, inaugurando una tecnica nuovissima, portasse il sistema dei nervi della città alla luce, poi li neutralizzasse uno a uno e li rimettesse a posto. Da Palazzo di Vano chiamano i ministeri, chiamano i reggimenti, chiamano le caserme, tutto a posto, tutto perfetto. A Palazzo di Vano arrivano 2 giorni e mezzo dopo. Lo prendono per ultimo. Prima hanno preso il controllo della città, le stazioni, i treni, le tradotte dei soldati che vanno e vengono dal fronte. A quel punto hanno la città in mano. Tanto che Trotsky, imprudentemente, si presenta al congresso paolorusso dei soviet dentro lo Smolny, nella sala bianca. Prima provano a dormire in una sala di fianco mettendo 2 coperte per terra, ma non riescono a dormire perché Lenin continua a dire palazzo d'inverno, palazzo d'inverno. Trotsky va a chiedere informazioni, dice arriveremo, quando è il momento giusto arriviamo. Va di là e dice la rivoluzione ha avuto esito positivo, palazzo d'inverno verrà preso tra poche ore. In realtà palazzo d'inverno viene preso soltanto di notte, quando alla fine le guardie rosse arrivano dall'Arco di Trionfo, Kerensky non c'è, la guardia del palazzo se ne va a mani alzate posando le armi, rimane un battaglione femminile e gli Junker, gli allievi ufficiali, uno degli Junker si presenta agli ai ministri che hanno lasciato la sala di Malachite dove si riunisce il governo, perché l'incrociatore Aurora dal fiume che è lì oltre le finestre ha sparato un colpo a salve e loro sono nella traiettoria, sono esposti, si spostano nella stanza vicina che era una piccola sala da pranzo. Entra questo ufficiale degli Junker e dice noi siamo pronti a difendervi fino all'ultimo, stanno arrivando, quali sono gli ordini? La risposta è non ci sono più ordini. Il governo è riunito come in una seduta spiritica, senza il capo, senza il presidente che non c'è. Li troverà così Antonov Ovsenko, il capo del comitato militare rivoluzionario, che entra, cercano con un colpo d'occhio Kerensky, capiscono che non c'è, che sono vere le voci che dicevano che era in fuga, e dicono vi dichiaro in arresto. L'orologio sulla mensola della specchiera di fianco segna ancora l'ora in cui il governo è finito gli arresti, l'ora dell'ottobre, le 2:10 di notte. Ora per finire, prima di, se mi è permessa Gandolfi, l'ultima domanda, o siamo troppo lunghi, questa storia nel libro finisce come era iniziata, con i Romanov, e lì c'è un ultimo episodio terribile che è l'esecuzione della famiglia imperiale. Io, che ripeto, non sono uno storico, non sono riuscito a capire perché, qual era la necessità dell'esecuzione della famiglia e poi di tutti i Romanov in giro, di tutti i 60 del clan. Però succede con una preparazione, una messa in scena raggelante, e però è un'esecuzione che non regge il passare del tempo, mi pare di aver capito, perché i Romanov oggi sono martiri e lì dove sono stati uccisi c'è una chiesa e le loro spoglie sono in una cripta e che sono meta di pellegrinaggio, con una schizofrenia forse tutta russa, con 2 santuari, uno dei Romanov e uno di Lenin dall'altra parte. Ecco, a che ragioni risponde questo l'ultimo atto della tragedia dei Romanov? Ufficialmente la responsabilità dell'assassinio della famiglia imperiale è del Soviet degli Urali di Ekaterinburg, dove erano stati portati i Romanov nel loro pellegrinaggio, abbiamo detto, dalla reggia di campagna di Zar Koshelo, dove loro preferivano vivere, andavano al Palazzo di Vano soltanto per le cerimonie ufficiali, ma bisogna dire che rifuggivano la mondanità, allo zar piacevano solo le parate militari. E in quella reggia di campagna, Zar Koshelo, a 25 km dalla capitale, avevano passato la loro prima notte dopo il matrimonio e erano nella loro vita familiare e in una corte abbastanza ridotta come numero. Quando partono per Tobolsk, dove Kerensky li sposta quando è ministro della giustizia dicendo che lì c'è pericolo,
La corte che li segue è ancora composta di 45 persone, tra cui lo scrivano dell'imperatore, il barbiere dell'imperatore, e la favorita dello zar, la Demidova, che morirà con lui, due medici di corte. Quando arrivano nella casa di Ekaterinburg, le persone di corte che sono con loro sono soltanto quattro, di cui uno è il medico indispensabile per il ragazzino, e il dottor Botkin, l'altro è Caritonov, il cuoco, l'altro è un lacchè, Trupp, e l'altra è la favorita della zarina che si chiama Demidova. C'è un ragazzo, un mozzo di cucina, che si chiama Salvieve, ha 13 anni, lo fanno uscire dalla casa il mattino e la zarina capisce che... Gli dicono che va a trovare uno zio malato, ma la zarina capisce che c'è qualcosa che non funziona. In realtà loro non sanno che i Roma non moriranno tutti i 60, ma moriranno tutti quelli che riescono a acchiappare, tra cui il fratello dello zar, Mikhail, e tutti quelli che riescono a prendere moriranno, verranno uccisi e trucidati. Perché, dici tu? C'è una contesa per il trofeo più ambito della rivoluzione, che è il corpo dello zar. C'è una contesa tra il centro del partito, che ormai si è trasferito nei primi mesi del 18 da Pietrogrado a Mosca, Lenin al Cremlino, il centro che vorrebbe avere lo zar per imbastire un grande processo contro l'autocrazia, con Trotsky che si candida al ruolo di pubblico accusatore, e il soviet degli Urali che ce l'ha in mano e lo vuole tenere, pronto anche a un colpo di mano durante il trasferimento da Tobolsk a Ekaterinburg, a prenderlo e a farlo fuori direttamente sul vagone, per essere loro che hanno fatto l'ultimo atto. Dopodiché uno dei dirigenti di più alto grado del Soviet a Mosca, intimo di Lenin, è Sverdlovsk, che è un dirigente degli Urali, lui è in contatto con il Soviet locale e praticamente si decide che la mano del Cremlino guiderà l'assassinio che andrà imputato materialmente al Soviet degli Urali, ma che in realtà è voluto, autorizzato e deciso dal Cremlino. C'è anche una ragione che viene accampata come scusa: le bande bianche dei controrivoluzionari cecoslovacchi sono alle porte di Ekaterinburg. È vero, entreranno in Ekaterinburg una settimana dopo l'uccisione di Romanov. Però loro inscenano una messa in scena vera e propria, perché dicono che i Romanov stavano per fuggire, che c'era un complotto per liberarli. In realtà nessuno parla di restaurazione monarchica. I Romanov ricevono per due giorni nel tappo del latte che arriva dal convento di Santa Caterina con il cibo da mangiare al mattino, e viene consegnato alla casa di Pate, dentro il tappo del latte ci sono due messaggi in un francese incerto di una persona che si firma, un ufficiale fedele, che dice: questa notte veniamo a liberarvi, lo Zarevich ce la fa a camminare oppure bisogna trovare un modo per addormentarlo per almeno due ore. La zarina dubita, perché quel francese è molto approssimativo, lo zar ci crede, scriverà, al punto da scriverlo nel suo diario, che viene letto in quell'ora di quel quarto d'ora di libertà che hanno al giorno, che possono uscire fuori nel giardino, i diari vengono letti dai... Ma lo zar è talmente perso che scrive: abbiamo dormito vestiti anche stanotte come la notte scorsa, perché dei nostri fedeli dicono che verranno liberati, ma non è venuto nessuno. In realtà, andando a parlare con la superiora del convento di Santa Caterina, è giovane, ma racconta la testimonianza della veggente che guidava il convento nel 1917 e delle due che sono succedute a quella veggente, e racconta che era un dirigente del Soviet degli Urali che si chiamava Voikov, che aveva studiato per un anno a Ginevra, che ha scritto quei messaggi, e così hanno aperto una finestra di casa delle stanze dove era imprigionata la famiglia imperiale, quasi per spingere alla fuga, per poter avere una giustificazione per ammazzarli mentre scappavano. Resta il fatto che nel manifesto che si appenderà per tutto Ekaterinburg diranno: stavano per liberare, è stato scoperto un complotto contro il rivoluzionario per liberarli, lo zar è stato il boia sanguinario,
poteva sfuggire al giudizio del popolo, è stato giustiziato e la famiglia è stata messa in salvo. In realtà la famiglia verrà trucidata tutta, compreso i quattro superstiti della corte, a colpi di pistola e a colpi di baionetta per chi non riusciva a morire per i primi colpi di pistola. E questa storia è la storia del 17, ma quel 17 comincia il 16, una notte tra il 16 e il 17 dicembre, quando muore Rasputin, perché quell'assassinio, per le ragioni che abbiamo detto, è una specie di colpo di Stato, una ribellione contro l'autorità che lo zar delegava ormai al monaco. E finisce un'altra notte tra il 16 e il 17, perché crede alle cabale, alle profezie di Rasputin, finisce a luglio del 1918, quindi il 17 si dilata in realtà, perché comincia a dicembre del 16 e finisce a luglio del 18. La spiegazione più semplice è quella che è scritta nelle date della storia. 3 mesi dopo l'assassinio di Romano verrà decretato ufficialmente il terrore rosso, il terrore bolscevico, come dice il documento ufficiale del Soviet, per rispondere al terrore della borghesia. Ma il primo atto del terrore è il massacro di Romano. Ora, è vero che 5 membri della famiglia sono stati portati con tutti gli onori e con un aereo di Stato, stati riportati a Pietroburgo, sono tornati dentro la fortezza imperiale di Pietro Paolo e sono sepolti nella cattedrale dei Santi Pietro e Paolo, dove ci sono i sarcofagi della famiglia imperiale. Mancano ancora 2, che sono lo Zarevich e la sorella Maria, che però il DNA è stato, li ha riconosciuti, e secondo me, ma nessuno, non ho nessuna fonte, lo dico a rigore di logica, il 17 e 18 luglio saranno 100 anni dell'assassinio di Romano, useranno quella data simbolica per riportarli a congiungersi con la loro famiglia. Lì c'è pellegrinaggio soprattutto delle vecchie che raccontano che l'imperatore verrà, che ritornerà, dice, ma sono passati 100 anni, l'imperatore tornerà, eccetera, eccetera, benissimo. Ma nel posto dove li hanno trucidati sono nate 7 chiese per i 7 martiri imperiali, chiese di legno con i monumenti di ognuno davanti. Ma nel posto dove hanno sepolto i loro resti, dopo averli tagliati a pezzi, sfigurati con l'acido solforico e bruciati, c'era l'erba alta, così non ci andava nessuno da mesi. E ci sono 4 traversine di legno di quelle da ferrovia, con pochi fiori per lo zar, la zarina e 3 delle 4 figlie. E a 15-20 metri, meno di 30 metri, c'è un altro blocco di legno grande come 1 metro per 1 metro, con dei mughetti bianchi dove è sepolto lo Zarevich e la sorella Maria. Ma lì non ci va nessuno da mesi, da settimane. E a 3 chilometri di distanza c'è un cippo gigantesco, triangolare, con una striscia d'acciaio che corre anche sull'asfalto e che segna la separazione tra l'Asia e l'Europa, che passa proprio lì. E lì ci sono pullman di giapponesi che si fanno fotografare e la storia gli passa vicino e non lo sa nessuno. Grazie. Gandolfi, se ci sono domande o interventi dal pubblico. Domande, penso che ce ne saranno molte. Allora, qua abbiamo un microfono mobile, se qualcuno vuol rompere il ghiaccio. Prego. Ah, scusate, lì c'è un certo numero di copie del libro per chi volesse acquistarle. La libreria Cossavella le mette in vendita. Possiamo poi obbligare Mauro a trattenersi qualche minuto se qualcuno vuole degli autografi. Grazie. Io vorrei fare un brevissimo intervento. Un intervento che però non parlerà di Lenin, non parlerà di Kerensky, non parlerà di Trotsky, ma parlerà come simbolo di una poetessa russa, una delle più grandi poetesse russe che sono esistite, che si chiama Anna Garbienko.
nota come Anna Akhmatova. Anna Akhmatova nasce in Ucraina, ad Odessa, nel 1886. Nasce a Odessa nel 1886 e viene figlia di un ingegnere, nasce in un quartiere elegante di Odessa che si chiama Balciaia Fantanka, e il padre ingegnere viene trasferito per lavoro a Pietroburgo, esattamente va ad abitare a San Skrzydło, dove lo zar ha una villa doveva passare le vacanze estive. Sì, doveva passare le... Sì, scusate. Nel 1910 la Akhmatova si sposa con un poeta, Nikolai Gumilyov, da cui divorzierà nel 1918. Questo lo dico perché una tragedia legata poi a questo matrimonio. Nel 1912 nasce un figlio che si chiama Lev, e anche lì la Akhmatova ha motivi per essere disperata. Lei scrive che l'ultima cosa che la Akhmatova scrive è nel 1922 e si chiama Anno Domini, i numeri romani, Anno Domini 1922. Dopo questo la Akhmatova cessa per un lungo periodo di tempo di scrivere, perché viene i suoi scritti sono fortemente censurati, e lei formalmente nel 17-18 non prende assolutamente, non fa nessuna dichiarazione di essere d'accordo con la rivoluzione, e nel 1922 l'ex marito, Gumilyov, il poeta Gumilyov, viene arrestato perché è accusato di un complotto monarchico e viene fucilato. Nel 1938 il figlio Lev viene anche lui arrestato e per 18 anni viene trasferito, lavora in un campo di lavoro in Siberia. Ma voglio parlare di intellettuali e le cose che hanno subito durante la rivoluzione. Magari lo facciamo continuare, che così arriviamo al punto e sarà sicuramente interessante. Per me lo è. Io vorrei leggere solamente una mezza pagina di quello che il direttore Mauro ha scritto nel suo libro. Anni dopo Lenin ricorderà queste avventure estreme, tentando un bilancio, quando Gorky gli chiederà conto dell'oppressione di tanti intellettuali. La nostra generazione ha compiuto un'impresa meravigliosa. La crudeltà della nostra vita, resa necessaria dalle circostanze, sarà compresa e perdonata. Tutto sarà compreso, tutto. Ma basterebbe solo leggere il Requiem di Anna Akhmatova per capire che non può essere così. Di morte sopra di noi stavano stelle. E innocente la Russia si contorceva, aspettata da stivali sanguinosi. Si cammina piano ancora oggi nella casa della poetessa, in fondo al cortile dove giocano i bambini, davanti alle finestre dove scrisse come un fiume io fui deviata, mi deviò la mia era poderosa. Nel salotto c'è ancora il posacenere, rotondo di peltro, dove finivano i versi del Requiem, scritti in poche righe, su un foglietto per gli amici in visita, che in silenzio imparavano a memoria, perché non si potevano nemmeno pronunciare nel terrore che qualcuno li ascoltasse. Poi Leva accendeva un fiammifero e li bruciava qui dentro. I versi nel fuoco
per diventare polvere di carta prima di ritornare parola a 70 anni dopo, dopo la cenere russa della poesia. Io vi ringrazio. Grazie. Altri interventi? Bene, grazie. Adesso direttore Firmela. Vado io. Una domanda breve. Quanto siamo orfani del comunismo oggi? Guardi, questa domanda tutte le volte che presentiamo un libro viene fuori. All'inizio, dopo, stavo dicendo, stasera non viene fuori. Come lo dobbiamo giudicare? Se lo dobbiamo giudicare col metro della Russia, di come la Russia viveva, e dobbiamo dire che la rivoluzione di febbraio è stato molto spontaneo, potremmo dire una rivoluzione classica per la libertà, per il pane. La rivoluzione di ottobre è stata un colpo di Stato studiato a tavolino, come abbiamo detto. Come abbiamo detto, con una tecnica rivoluzionaria formidabile, nella convinzione che l'organizzazione e non la massa che può far vincere una rivoluzione. Ma se lo giudichiamo con le categorie che noi occidentali consideriamo universali, e cioè della libertà, dobbiamo dire che è stato fatto in nome della libertà e per restituire la libertà alle classi sfruttate, e in realtà si è impadronito della libertà di quelle persone per 70 anni. Resta alla fine però una domanda che Norberto Bobbio ha fatto sulle pagine della Stampa negli anni in cui io ero direttore, lo dico perché mi ricordo di averne discusso con lui, Bobbio che è stato da liberal socialista uno dei critici del comunismo, un compagno di strada della sinistra, ma un critico del comunismo. Ricordiamoci che nel momento di massimo fulgore di Berlinguer nel 78, quando Berlinguer teorizza la terza via, Bobbio gli dice con un editoriale sulla Stampa una domenica: la terza via non esiste, o c'è la democrazia o c'è il comunismo, ma non c'è la terza via, non c'è una gradazione della democrazia, un grado intermedio della democrazia. Quando cade il muro di Berlino, cade il comunismo e finisce l'Unione Sovietica nel 91, Bobbio dice: tutto bene, il regime è caduto, è imploso su se stesso, era ormai un gigante coi piedi d'argilla, il consenso era ottenuto con metodi dispotici, ma chi raccoglierà quel patrimonio di speranze che quella stagione aveva suscitato? E quella domanda è ancora senza risposta. Io volevo chiedere, la religiosità e la preparazione culturale dello zar, come hanno fatto a cadere preda così facilmente di un santone analfabeta, di un... soprattutto il clero ortodosso non è intervenuto per guidarlo, per... No, c'è una tensione molto forte tra Rasputin, come lei capisce bene, e le gerarchie della Chiesa, perché le gerarchie della Chiesa si trovano sopravanzate da questo impostore venuto da lontano, che certamente aveva delle qualità di, potremmo definirle magnetiche, di personalità forte, no? Sapeva impadronirsi degli interlocutori, però le gerarchie della Chiesa erano soggette allo zar da quando nel 700 Pietro il Grande aveva abolito la figura del patriarca. Cioè, la Chiesa non aveva una guida autonoma, non c'era un papa della Chiesa russa, il patriarca era stato abolito, la carica verrà resuscitata soltanto dopo la rivoluzione di febbraio e diventerà Tikhon il patriarca, e uno dei primi atti che Tikhon dovrà fare dopo la rivoluzione d'ottobre sarà lanciare la scomunica: in nome di Dio Onnipotente, per il potere che da lui mi deriva, vi lancio un supremo anatema e vi intimo di non accostarvi ai sacramenti cristiani se ancora portate un nome cristiano. Lancerà l'anatema. Ma la Chiesa in quel momento è una Chiesa guidata dallo zar attraverso il procuratore del Santo Sinodo,
quindi una chiesa soggetta e privilegiata per il ruolo di religione di Stato. Comunque, adesso non abbiamo tempo, ma c'è un intero capitolo dedicato alla Chiesa. Con Putin c'è un rischio di un comunismo, diciamo, moderno. Beh, come lei sa, Putin si definisce liberale, probabilmente non conosce il significato vero di quella cultura politica. Certamente non c'è il rischio che ritorni il comunismo come ideologia, perché Putin lo avversa e se ne guarda bene. C'è il rischio, e più che il rischio, c'è nei fatti un pugno di ferro nei confronti dei suoi oppositori. Raccontavo agli amici prima di venire qui che quando abbiamo fatto un'intervista a Putin, penso 3 anni fa, 3 anni e mezzo, non più in là nel tempo, con i direttori di altri 8-7 giornali occidentali, ci siamo messi d'accordo prima, anche perché lui ci ha fatto aspettare per 4 ore, abbiamo messo d'accordo prima che, essendo noi tutti dei giornali occidentali, le prime domande dovevano riguardare i diritti umani e la libertà di espressione in Russia e la libertà di opposizione e di espressione politica in Russia. E abbiamo fatto la prima raffica di domande, tutti, un giro completo, quindi 8 domande su questo tema. Per tutto il tempo delle 8 domande è stato seduto sulla punta della sedia. Appena abbiamo detto, il collega tedesco ha detto, abbiamo finito con questo primo argomento, passiamo all'economia, ha fatto così. Poi Putin è un uomo del KGB che dimostra che quella del partito e del KGB era l'unica classe dirigente che c'era in Russia, non ce n'era un'altra di ricambio, non ce n'era un'altra. E Yeltsin era un uomo del partito che ha compiuto qualcosa di totalmente inedito, maledetto dal partito e cacciato dal partito, invece di accettare la punizione, di chiedere che gli venisse restituito l'onore politico o di entrare nell'ombra definitivamente, si è ribellato al partito, si è candidato contro Gorbaciov per la Russia, non contro Gorbaciov, ma contro il volere di Gorbaciov per la presidenza della Russia, e ce l'ha fatta. Quindi il vaso mistico del potere del partito assoluto in Russia si è rotto lì con la ribellione di Yeltsin. Un argomento che usa Putin per farsi legittimare dall'opinione pubblica è che lui ha salvato la Russia da un periodo terribile dopo il 91, dopo il 99, con gli attentati in ceceni e con la grande crisi della transizione dell'economia, dall'economia dirigistica all'economia, non so come chiamarla, dirigistica. A un'economia tentativa. Dirigistica, oligarchica. Sì, esatto. Vedendo l'ex post, è facile naturalmente, ma che errori può aver fatto l'Occidente per creare questo mito, di questo vittimismo? Che si è creato anche con conseguenze nefaste in Germania negli anni 25-30, 35. Quali errori può aver fatto l'Occidente? No, penso che l'errore fatto da politico sia stato quello di considerare la partita chiusa. Invece Putin l'ha riaperta. Però sì, e di non considerare che tutta la fase di legittimazione dei paesi che vogliono sedersi al tavolo della negoziazione internazionale deve essere fatta sulla base dei principi in cui diciamo di credere. E dovremmo crederci. Anche per l'ingresso nella UE. Dovremmo essere più attenti sui principi a cui diciamo di ispirarci. Noi non siamo nient'altro, noi, Occidente, o ci definiamo soltanto per differenza rispetto alla Russia, e quindi noi siamo quell'altra parte del mondo che non è l'Est. Quindi siamo una pura entità geografica, l'Ovest, il posto dove tramonta il sole, no? Siamo soltanto quella roba lì. Oppure, se invece crediamo
che non siamo soltanto il frutto di un'ex alleanza militare, perché c'era quello che veniva chiamato un nemico ereditario, la Russia, l'Unione Sovietica, eccetera, eccetera. Dobbiamo essere qualcosa, dobbiamo avere un'identità. Che identità abbiamo? Io credo che noi abbiamo un'identità che sarebbe fortissima, essere la terra della democrazia delle istituzioni e della democrazia dei diritti. Bisognerebbe saperlo però, comportarsi così, anche nei confronti della Russia e anche nei confronti dei paesi che vogliono entrare nell'Unione Europea. Grazie. Grazie, chiudiamo qua. Credo che ci sarà un momento per i libri e buona serata a tutti. Grazie.